dal punto di vista degli esercizi, adesso andare a risolvere un sistema lineare significa esattamente andare a fare un po' più in generale quello che abbiamo fatto con le rette di R3 quando siamo passati dall'equazione cartesiana all'equazione parametrica. È esattamente la stessa cosa. E adesso ve lo faccio capire bene. Prendiamo una situazione in cui abbiamo, per esempio, 4 incognite. Allora, diciamo 3x meno y più z più t uguale 5. Poi x più y più 2z meno t uguale 2. E poi prendiamo 5x più y più 5z meno t uguale 9. Ok. Questo è un sistema di 3 equazioni e 4 incognite. Quindi prima abbiamo detto se è compatibile. Poi, qualora sia compatibile, quante soluzioni ha questo sistema? Quante soluzioni ha questo sistema? Lasciate stare la dimensione dello spazio delle soluzioni, a fine delle soluzioni, che poi non sarà 1 in realtà sarà 2, se ho fatto bene i conti. Il problema è uno spazio affine anche di dimensione 1, quanti punti ha? Infiniti. Questo sistema, se è compatibile, deve avere per forza infinite soluzioni. Allora, ricordatevi che solo quando la dimensione dello spazio dell'omogenea, delle soluzioni omogenee è 0, c'è una sola soluzione. Un sistema lineare o ha 0 soluzioni, o ha una soluzione, o ne ha infinite. Ok. Allora, cominciamo col discorso della compatibilità. Cominciamo a vedere il rango di A. Dobbiamo fare il rango di 3, meno 1, 1, 1, poi 1, 1, 2, meno 1, 5, 1, 5, meno 1. Allora, che il rango sia almeno 2, prendete questo meno 2 per 2, fate 3 più 1, fate 3 più 1 che fa 4, ed è il meno diverso da 0, quindi il rango è almeno 2. Poi adesso, che il rango sia esattamente 2, come fate? Allora, dovete scrivere. E non è mettere a fare delle linee, se la città della notte linea dalla, abbiamo già detto più volte. Dovete scrivere la terza riga. Allora io devo avere alfa 3 meno 1 1 1 più beta 1 1 2 meno 1, che metto per colonne che mi trovo meglio, 5 1 5 meno 1. Allora troviamo 3 alfa più beta uguale 5, e poi troviamo meno alfa più beta uguale 1. Sommando viene 3 meno 1 1 1 vediamo un po'. Sottraendo, perché sennò beta non se ne va, trovate 4 alfa uguale 4, quindi alfa uguale 1, quindi beta uguale 2. Adesso questi ce li siamo ricavati dalle prime due equazioni,
per vedere se vanno bene, li dobbiamo sostituire e vedere se torna tutto. Allora 3 più 2 fa 5, meno 1 più 2 fa 1, 1 più 4 fa 5, 1 meno 2 fa meno 1. Quindi effettivamente la terza riga è la somma della prima più due volte la seconda. Adesso, quindi questo rango fa 2. Come faccio a vedere se il rango della matrice completa è 2? Aggiungo la colonna del minore, cioè qua aggiungo 5 qua e 2 qua, e scusate, e 3 qua e 9 qua, e vedo se funziona. 5 più 4 fa 9. E diciamo che la terza riga sia la combinazione, diciamo, la prima più il doppio della seconda, è vero. Per la matrice incompleta, per la matrice A, ma è vero anche per la matrice completa. Allora, se la matrice completa ha la terza riga che è la prima più il doppio della seconda, vuol dire che questa terza riga la posso buttare, ne rimangono due, il rango è 2. Il rango della matrice completa non può mai essere inferiore a quello della matrice completa. Quindi questo è uguale a 2, che è il rango di A. Quindi il sistema è compatibile. Visto che il sistema è compatibile, adesso lo dobbiamo risolvere. Visto che questa equazione è una combinazione linea delle prime due, che faccio? La piglio e la butto a mare. Cioè, ho già visto che la terza la ricavo dalle prime due, è inutile che me la tenga. Che me la tenga a fare? O no? Quando avete fatto il rango, nel fare il rango col nostro sistema, voi vedete quali sono le righe che sono combinazioni lineari delle altre. Se hai verificato la combinazione lineare, la condizione di compatibilità, quelle equazioni, perché saranno le righe più compresi il termine noto, quindi sarà l'equazione completa, saranno combinazioni lineari delle altre. E allora, se sono combinazioni lineari delle altre, è inutile tenerle, perché si possono ricavare dalle altre. Se io faccio questa equazione più il doppio di questa equazione, mi esce esattamente questa equazione. Che me ne faccio di questo? È completamente inutile. Mentre quelle che rimangono, le k che rimangono, che mi danno il rango, sono tutte utili, perché sono indipendente. È chiaro? Adesso che faccio? Devo eliminare, ho due equazioni, quante incognite posso eliminare? Due. Scelgo io quale eliminare. Per esempio, qua voglio eliminare la t, mi piace eliminare la t, quindi t è uguale a 5 meno 3x più y meno 0. Sostituisco sotto, quindi trovo x più y più 2z meno t, quindi meno 5 più 3x meno y più 0. Tutto deve essere uguale a 2. Adesso semplifico qua, x più 3x fa 4x, y meno y se ne va, 2z più z fa 3z. E tutto è uguale a 2 più 5 che fa 6. Qui la y non c'è, quindi non posso esplicitare la y, posso esplicitare solo o la x o la z. Quindi trovo per esempio z uguale 7 meno 4x terzi. Ok? Benissimo. Adesso sostituisco sopra e trovo t uguale 5 meno 3x più y meno z, quindi meno 7 terzi più 4 terzi x. Allora, semplifichiamo, viene 8 terzi
poi viene meno 5 terzi x più y, meno 2 se meno 9 terzi. Quindi adesso io arrivato a riscrivere le mie equazioni. Allora, x uguale x, y, no scusate, io ho ricavato t e z, sì sì, y uguale y, z uguale 7 terzi meno 4 terzi x e t uguale 8 terzi meno 5 terzi x più y. Qua scriviamo. Adesso vogliamo riscrivere tutto come vettore. Allora, x, y, z, t, x, y, z, t è uguale a, qua terminato che ci sta, vedete ci sono dei termini con le costanti, termini con la x e dei termini con la y. Allora c'è cioè, 0, 7 terzi, 8 terzi. Poi c'è più x che moltiplico, 1, 0, meno 4 terzi, meno 5 terzi. Più y che moltiplico, 0, 1, 0, 1. Non è un'equazione parametrica questa? Quanti parametri ci sono liberi? 2, perché il rango era 2, 4 meno 2 fa 2. Ora, si può verificare se abbiamo fatto bene? Certo che si può verificare. Questa chi è? Questa chi deve essere? È il vettore di traslazione, sì o no? Un vettore di traslazione, non è il vettore. E quindi che deve essere? Un vettore di traslazione cosa deve essere? Una soluzione della non omo? Adesso, se io faccio 0 più 0 più 7 terzi più 8 terzi fa 15 terzi che fa 5. 0 più 0 più 14 7 terzi, allora 14 terzi meno 8 terzi fa 6 terzi che fa 2. Quindi questa è la soluzione. E queste due che devono essere? Queste due che devono essere? Devono essere soluzioni del nostro sistema omogeneo. Allora vediamo un po'. 3 per 1 3 più 0 meno 4 terzi meno 5 terzi fa 0. 0 più 1 più 0 meno 1 fa 0. Ah scusate, deve essere sostituzione insieme, deve risolvere anche quella di sotto. Quindi 1 più 0 meno 8 terzi più 5 terzi fa 0. Quindi questa risolve sia quella di sopra uguale a 0 sia quella di sotto uguale a 0. Poi passiamo a 0, 1, 0, 1. 0 meno 1 più 0 più 1 fa 0, 0 più 1 più 0 meno 1 fa 0. Questo è più facile. Quindi sia tutte e due, sia questo vettore che questo vettore deve essere soluzione della omogenea, del sistema omogeneo associato. Adesso vi chiedo, già con le rette, quando facevamo gli esercizi sulle rette sghembe, abbiamo incontrato il problema che non è bellissima questa equazione parametrica. Perché non è bellissima? Perché ci stanno i terzi. Allora, mi dite un'altra equazione parametrica senza i terzi? Allora, troviamo prima la soluzione particolare. Se io qua ci metto, qua per trovare la soluzione particolare ci potete aggiungere quello che vi pare, x e y ci mettete quello che vi pare, fate il conto, l'aggiungete a questa, sarà sempre una soluzione particolare. Allora io metto y uguale a 0 perché tanto questo non mi altera il fatto che quel vettore sia intero o no. Qua per far venire un vettore intero, come conviene scegliere x? Sommando questi due?
1, lo vedete, 7 terzi meno 4 terzi fa 1, 8 terzi meno 5 terzi fa 1, poi 0 più 1 fa 1, 0 più 0 fa 0. Quindi un'altra soluzione particolare sarà 1, 0, 1, 1. Più, io dico, lambda per meno 3, 0, 4, 5, più mu per 0, 1, 0, 1, tale che lambda e mu sono parametri reali. Allora, da dove sono usciti lambda e mu? Mu è chiaro che ho posto y uguale a mu. Lambda invece ho posto x uguale 3 meno 3 lambda. 3 lambda per togliere questi terzi, poi meno 3 perché così ho più che meno, cioè più segni positivi che negativi. Allora, vediamo un po'. Se è vero quello che ho fatto, questa deve essere 1, 0, 1, 1 deve essere una soluzione particolare. 3 più 0 più 1 più 1 fa 5. 1 più 0 più 2 meno 1 fa 2. Ed è una soluzione particolare. Poi quelle altre devono essere soluzioni dell'omogenea. 0, 1, 0, 1 l'abbiamo già verificato. Meno 3, 0, 4, 5. Meno 9 più 4 più 5 fa 0. Meno 3 più 8 meno 5 fa 0. Quindi, come vedete, funziona tutto. Quindi, questa qui è l'equazione parametrica di tutte le soluzioni esistenti. Ci sono due parametri liberi, la dimensione dello spazio è 2. Se ci tolgo questa, è la dimensione dello spazio vettoriale della soluzione omogenea, ci aggiungo questa, è stato traslato, viene dato lo spazio affine delle soluzioni del mio sistema. Oh, meglio di così, come lo vedi tu? Ok. Adesso andiamo a vedere un caso particolare. Supponiamo che m sia uguale a n e che il determinante di A sia diverso da 0. Oh, attenzione! M uguale a n significa che il sistema è n per n. Ricordo che il mio sistema è ax uguale b. Okay. Allora, ora il rango quanto fa? Il rango di A quanto fa? Se questo, sapete che il rango fa n se solo se questo determinante è diverso da 0. Se il determinante è uguale a 0, il rango viene meno di n, viene k meno di n, e allora riparte tutto il sistema come prima. Bisogna verificare le condizioni di compatibilità, bisogna eccetera eccetera, quindi non c'è nulla di diverso da prima. Ma se k è uguale a n, cioè se il determinante è diverso da 0, cosa sappiamo? Che il rango è massimo. Ma la condizione di compatibilità la devo verificare o no? La risposta è no, perché A è una matrice n per n e ha rango n. La matrice completa è una matrice n per n più 1, quindi non può avere rango più di n, perché il rango non può superare né il numero di righe né il numero di colonne. Siccome le righe sono sempre n,
Quindi automaticamente rango di A uguale rango di A uguale. Quindi è inutile verificare la funzione commutativa. Se io so che questo determinante è diverso da 0, ma se questo determinante è diverso da 0, anche se non l'abbiamo ancora dimostrato, sappiamo che la matrice A è invertibile. Ricordate l'altra volta? Una matrice con determinante diverso da 0 possiede un inverso. Un inverso è una matrice A-1 che è moltiplicata a sinistra e a destra per A fa la matrice identica. Ma adesso se io prendo questo sistema qui e faccio moltiplico a sinistra per A-1 in questo caso la soluzione è unica, basta moltiplicare il tutto per la matrice inversa di A, basta moltiplicare cioè B per la matrice inversa di A. Ok? Ok, perché io moltiplico per A meno 1 a sinistra, meno 1 per A fa la matrice X, poi devo moltiplicare sempre riga per colonna con vettore X, qua mi viene A meno 1 B, ma è I moltiplicato a sinistra per un vettore colonna mi fa lo stesso vettore colonna, fa il prodotto, e quindi I, la matrice I non mi altera X e quindi mi diventa X uguale A meno 1. Quindi in questo caso non solo la soluzione è unica, qua abbiamo, è un caso molto particolare, tu sai che il rango è uguale, sai che la condizione commutativa è soddisfatta, sai che il rango è uguale a k uguale a n, m uguale a n uguale a k, insomma. Quindi la dimensione di n-k è 0, quindi lo spazio affine si riduce a un punto, quindi sai che la soluzione è unica e sai pure come trovarla. Quindi in questo caso il problema sì, ti puoi fare il sistema, però se sai un modo più veloce per determinare supponi che tu debba risolvere 50 sistemi, A è sempre la stessa e B ogni volta cambia, ok? Non ti conviene risolvere 50 sistemi, ti fai una volta la matrice A-1 e allora poi per esempio qua ci metti B, sarà A-1 per B, ci metti C, sarà A-1 per C, ci metti D, sarà A-1 per D, è chiaro? Quindi in questo caso particolare può semplificare i calcoli in più di qualche occasione. Bene, andiamo a fare un altro esercizio. Allora, come fare facciamo un caso, uno di questi casi particolari. Allora, supponiamo ad esempio io ho 3x più y meno z uguale 2, x più y più z uguale 6, meno x più 2y meno z uguale 0. Ok? Allora, come devo trovare un modo di risolvere questo sistema è quello di trovare A-1. Facciamolo.
Allora, supponiamo, innanzitutto controlliamo che il determinante di A sia diverso da 0. A, quale schema dice? È 3, 1, meno 1, 1, 1, 1, meno 1, 2, meno 1. Allora, determinante di A è uguale al determinante di questa riga, la voglio sommare sia sopra che su, quindi viene 4, 2, 0, 1, 1, 1, poi 0, 3, 0. Vi ricordate che sommando una riga, un multiplo di un'altra, o una combinazione delle altre righe, il determinante non cambia. A questo punto, questo determinante quanto fa? Questo determinante fa più, meno, quindi fa meno 1 per il determinante della matrice che si ottiene cancellando questa riga e questa colonna. Sto sviluppando secondo la terza colonna, quindi 4, 2, 0, 3 colonna. 4 per 3 fa 12, quindi fa meno 12. Questo è un modo. Se no, vi fate il determinante, se no sviluppate secondo la prima colonna, quindi fa 3, poi viene meno 1, meno 2 per meno 3, poi meno 1 per meno 1 più 2 fa 1, quindi meno 1, poi meno 1 per 1 più 1 fa 5, quindi se andate a sviluppare viene meno 9, meno 1, meno 2 fa meno 2. In questo caso ho sviluppato secondo la prima colonna, in questo caso ho fatto una manipolazione della matrice e poi ho sviluppato il determinante secondo la terza. Comunque, il determinante è diverso da 0. Allora, vediamo un po' se riusciamo a calcolare a meno 1. Allora, come si fa? Allora, l'idea è questa. L'idea è poi ci mettete la matrice identica da questa parte. Allora, io voglio fare solo operazioni di riga, voglio fare il metodo del pivot. Siccome qua ho più righe che colonne, voglio fare solo operazioni di riga. Voglio fare delle operazioni di righe in maniera tale che qua esca una matrice identica. Anzi, alla fine deve uscire una matrice diagonale, poi alla fine dividiamo per delle costanti che esca una matrice identica. Quando andiamo a fare questo, dall'altra parte automaticamente viene prodotta, se quando alla fine qua avrò prodotto la matrice identica, partendo da queste operazioni di riga sono come moltiplicare a sinistra per delle matrici, è come se io avessi moltiplicato a sinistra per la matrice A meno 1. Facendo le stesse operazioni di riga sulla matrice I, vedete, io qua ho A, I, sono giusto a posto. Provate a moltiplicare a sinistra per A meno 1, che vi viene? A meno 1 per A fa I, e dall'altra parte per A meno 1, A meno 1 per I fa A meno 2. Quindi se io moltiplico a sinistra per delle matrici, per la matrice A meno 1, in maniera tale che qua esca I, qua uscirà A meno 1. Se io faccio delle operazioni di riga per far uscire la matrice identica da questa parte, equivale a moltiplicare a sinistra per una matrice, quindi quando qua uscirà I da questa parte automaticamente uscirà A meno 1. Proviamo. Allora, prima di tutto a me sta antipatico di riga, quindi moltiplicare questa per un terzo non ci penso proprio. La prima cosa che faccio è scambio la prima e la seconda riga, quindi qua viene 1, 1, 1, 0, 1, 0, qua viene 3, 1, meno 1, qua mi viene 1, 0, 0, qua mi viene meno 1, 2, meno 1, 0, 0. Questa è la prima operazione di riga che faccio, scambio la prima e la seconda riga. Poi adesso 1 1 1 0 1 0 lo lascio uguale,
Poi, qua moltiplico la prima per 3 e la sottraggo dalla seconda, mi viene 0, poi viene 1 meno 3 fa meno 2, meno 1 meno 3 fa meno 4. Poi la stessa cosa devo fare qua, 1, perché 1, questa moltiplica per 3 ma sempre 0 è, poi viene meno 3, che 0 meno 3 per 1 fa 3, 0. Qui invece le sommo direttamente, quindi mi fa 0, 3, 0, poi mi fa 0, 1. Ok. Adesso questa qua la divido per 2. Ok? Ok. Vediamo un attimo soltanto. Sì, la divido per 2. Si può fare. 1, 1, 1, 0, 1, 0, poi viene 0, meno 1, meno 2, e qua mi viene 1 mezzo, meno 3 mezzi, 0. E qua ci posso fare niente. Poi, questa riga qua, la moltiplico per 3 e la sommo qua. Quindi viene 0, 0, meno 3 più 3 fa 0, meno 6 più 0 fa meno 6. E qua fa, la moltiplico per 3 e la sommo sotto fa 3 mezzi, poi qua farebbe meno 9 mezzi più 1 fa meno 7 mezzi. E poi fa 1. Questo 3 per 0 più 1 fa 1. No? 3 mezzi più 0 fa 3 mezzi. Meno 9 mezzi più 1 fa meno 7 mezzi. 0 più 1 fa 1. Adesso quindi attenzione che questa operazione cambia il determinante, eh? Questa operazione cambia, questa operazione che abbiamo fatto adesso cambia il determinante, questa non c'è nel metodo del pivot, però è consentito, sempre un'operazione di riga, cioè tutta la riga piano di riso, perché ovviamente questa non aveva determinante 1, se voglio che alla fine qua va a compagnia la matrice identica deve avere determinante 1. Allora che mi conviene fare? La prima la lascio uguale, 1 1 1 0 1 0. La seconda cambio segno, 0, 1, 2, meno 1 mezzo, 3 mezzi, 0. La terza divido per meno 6, quindi diventa 0, 0, 1, divido per meno 6, quando divido per 6, il 3 semplifica viene un quarto, dividendo per meno 6 viene meno un quarto. Poi divido per meno 6 viene più 7 dodicesimi, divido per meno 6 viene meno un sesto, e non ci posso fare niente. Adesso per ottenere la matrice identica è facile, qua basta moltiplicare per 2 e sottrarre e moltiplicare, diciamo, e sottrarre questa qua, quindi, e poi fare l'ultima operazione. Allora cominciamo a, questa la moltiplico per 2 e la sottraggo da questa, quindi la prima rimane uguale, 1 1 1 0 1 0. La seconda viene 0, 1, 0, perché 2 meno 2 fa 0. Poi qua abbiamo detto la moltiplico per 2 la sottraggo, la moltiplico per 2 la sottraggo, meno un mezzo fa 0. La moltiplico per 2 fa 7 sesti. Ora devo fare 3 mezzi meno 7 sesti, 3 mezzi sono 9 sesti, meno 7 sesti fa 2 sesti, cioè fa un terzo. Poi moltiplico per 2 viene meno un terzo, la sottraggo, fa un terzo pure qua. E questa qua fa 0, 0, 1, poi fa meno un quarto,
7 dodicesimi meno un sesto. Mo la sottraggo a questa, la terza la sottraggo alla prima. Allora, anzi, in verità la seconda e la terza rimangono uguali. Ma qua 0, un terzo, un terzo. E qua è meno un quarto, 7 dodicesimi, meno un sesto. Adesso, per ottenere 1, 0, 0, qua devo sottrarre sia la seconda che la terza. Allora, 0, meno 0, meno 1. Allora, qua mi viene 1, 0, 0. Qua mi viene 0 meno 0 meno 4 fa un 4. Qua mi viene 1 sono 12 dodicesimi, meno 4 dodicesimi, meno 7 dodicesimi fa un dodicesimo. Poi qua mi viene 0 meno un terzo, che sono meno 2 sesti, meno un sesto fa meno 3 sesti. Ah no, scusate. 0 meno 2 sesti più un sesto, perché devo sottrarre anche questa. Quindi fa meno un sesto. Quindi, se ho fatto bene i conti, la matrice immersa dovrebbe essere questa qua. Quindi, fatemi cancellare qua. A meno 1, anzi, fatemela scrivere qua. A meno 1 è uguale a un quarto, un dodicesimo, un sesto, poi 0, un terzo, un terzo, poi meno un quarto, 7 dodicesimi, se non abbiamo sbagliato nulla, meno un sesto. Le ho messe vicine così faccio il prodotto righe per colonne. Allora, 3 quarti allora sì, qua era meno un sesto, se no già la prima non mi trovo. 3 quarti sono 9 dodicesimi più un dodicesimo più 2 dodicesimi fa 1. Un quarto, che sono 3 dodicesimi meno, no, più un dodicesimo sono 4 dodicesimi, meno 4 dodicesimi fa 0, meno un quarto sono meno 3 dodicesimi, più un dodicesimo, più 2 dodicesimi fa 0. Quindi sulla prima, quando vado a fare A meno 1 per A, allora la prima riga fa 1, 0, 0, quindi questa qua è corretta. Adesso proviamo questa. Un terzo meno un terzo fa 0, un terzo più due terzi fa 1, un terzo meno un terzo fa 0, quindi qua viene 0, 1, 0. Adesso proviamo questa, meno 3 quarti, che sono meno 9 dodicesimi, più 7 più 2 dodicesimi fa 0. Meno 3 dodicesimi, più 7, meno 4, fa sempre 0 dodicesimi, 4, più 3 dodicesimi, più 7 dodicesimi, più 2 dodicesimi, fa 1. Come avete visto, è venuto esattamente a meno 1. Quindi, questo è per calcolare A meno 1. Adesso, se fate A per A meno 1 per esercizio, questo fatelo voi, vi viene sempre la stessa matrice, la matrice. Ok? Allora, la chiave di tutto questo è, vabbè, primo, devo cercare di non sbagliarmi, ma lo posso alla fine verificare. Secondo, finché fate solo l'operazione di riga va tutto bene, cioè avete scambiato righe, sommato una riga all'altra riga, fatto una, capito, questa roba è qua, oppure anche dividere, moltiplicare una riga per l'altra, va bene. State attenti a non fare operazioni di conto, ovviamente non ha senso qua fare operazioni di conto. Operazione di colonna c'ha senso se questa la metto sotto a questa, ma se la metto a fianco, no. Chiaro? Oh.
finché faccio operazione di riga va tutto bene. Anche operazioni di riga che attuano determinate, tipo moltiplicare una riga per una costante. Però l'importante è che alla fine qua venga, al posto di A venga la matrice identica, al posto di una matrice identica verrà A-1. Ora, la soluzione del sistema era A-1 per B. Ma B chi era? Mi pare era 260. Se mi ricordo bene era 260. Giusto? Allora facciamo A-1 per B e vediamo. Allora questo fa 1/2 più 1/2 più 0 fa 1. 0 più 2 più 0 fa 2. Meno 1/2 più 42/12. 42/12 è 3/5. Meno 1/2 più 3/5 fa 3 più 0 fa 3. Quindi la soluzione del mio sistema era 1, 2, 3. E questo lo assicuro perché ce l'ho messo io la data. Se andate a verificare adesso, mettete nel sistema 1, 2, 3 e funziona. Oh! Attenzione, non abbiamo finito, voglio dire un'altra cosa in 5 minuti. Ah, ce ne abbiamo anche più di 5, ne abbiamo un quarto d'ora. Quarto d'ora. Mi è rimasto un quarto d'ora. Allora, adesso, se io prendo lo stesso sistema e invece di metterci 260 come termine nodico, ci metto un'altra terna, è inutile che rifaccio tutto il discorso. Prendo A-1 e moltiplicherò per il nuovo B. Chiaro? Quindi il sistema, se me lo ridettate un attimo perché ho sbagliato a cancellarlo, era 3x più y meno z uguale 2, x più y più z uguale 6, meno x più 2y meno z uguale 0. Adesso supponiamo che io qua voglia mettere, che ne so, 1, 5, meno 2. Basta mettere qua 1, 5, meno 2. Ho qua, se vi dà fastidio la matrice la potete scrivere anche così. Scrivete 1/12 fuori e la matrice qua diventa 1/4 sono 3/12, 1/12 sono 1/12 e questa è meno 2. Qua è 0,4,4, qua è meno 3, 7, meno 2. Riproviamo per curiosità con 260 per vedere se abbiamo fatto degli impicci. Allora, 6 più 6 12 più 0 fa 12, fratto 12 fa 1. Poi 0 più 24 più 0 fratto 12 fa 2, meno 6 più 42 fa 36, più 0 fa 36, fratto 12 fa 3. Quindi torna che viene 1, 2, 3. Adesso avevo detto 1, 5, meno 2. Adesso qua è 1/12 per 3 più 5 fa 8, più 4 fa 12. Poi qua è 0 più 9 meno 8, quindi 1, no scusate, 0 più 20 meno 8, quindi fa 12, poi è meno 3 più 35 fa 32, più 4 fa 36, quindi manca a farlo apposta, viene intero anche in questo caso 1, 1, 3. Stavolta i numeri li avevamo messi veramente a caso, ok? Allora provate. 3 più 1 meno 3 fa 1, 1 più 1 più 3 fa 5, meno 1 più 2 fa 1, meno 3 fa meno 2, è tutto. Come vedete funziona tutto perfettamente. Oh, in realtà ricordiamoci però chi era la matrice A, era questa qui. Se io devo risolvere solo uno di questi sistemi, cioè per esempio
questo qua, quello con 1, 5, meno 2. Allora. Prendiamo questo sistema qua, già sappiamo che la soluzione è 1, 1, 3. Allora io dico però che la x viene fatta così, determinante di 1, 5, meno 2, 1, 1, 2, meno 1, 1, meno 1, fratto determinante di a. E vi ricordo faceva luci, determinante di a lo scriviamo qua. Poi la y faceva determinante di 3, 1, meno 1, 1, 5, meno 2, meno 1, 1, meno 1, fratto determinante di A, e la z faceva il determinante di 3, 1, meno 1, 1, 1, 2, 1, 5, meno 2, sempre fratto determinante di A. Avete capito cosa sto facendo? Cioè, sto prendendo al denominatore, ci metto sempre il determinante di A, che se vi ricordate per ipotesi era diverso da 0. Al numeratore stavolta sto prendendo la matrice A e sto rimpiazzando di volta in volta la riga dei scusate, la colonna, una colonna della matrice A con la colonna dei termini noti. Per la x, che è la prima incognita, rimpiazzo la prima colonna. Per la y, che è la seconda incognita, rimpiazzo la seconda colonna. Per la z, che è la terza colonna, che è la terza incognita, rimpiazzo la terza colonna. Chiaro? Adesso proviamo a calcolare per esempio la x. Naturalmente dovrà venire sempre 1, 1, 3. Sbagliato a copiare qualcosa? Allora, x sopra, sotto ci devo mettere 12. Sopra quanto ci devo mettere? Qua devo fare 1 per meno 1 meno 2 fa meno 3. Poi meno 5 per meno 1 più 2 fa 1. Quindi meno 5. Scusate, meno 1 più 2 fa 1, poi meno 2 per 1 più 1 fa 2, meno 4, quindi mi verrebbe meno 1. No, perché determinante sotto era meno 12, quindi è più 1, vedete che viene. Poi y a quanto deve essere uguale? Qua devo fare, sotto c'è sempre meno 12, sopra c'è 3 per meno 5 più 2 che fa meno 3, quindi viene meno 9. Poi qua viene meno 1 per meno 1 meno 2 fa meno 3, quindi viene più 3. Poi viene meno 1 per meno 1 più 5 fa più 4, quindi viene meno 1, no, 1 più 5 fa più 6, per meno 1 fa meno 6, meno 9 meno 6 fa meno 15, più 3 fa meno 12, fratto meno 12 fa 1. La z infine la scrivo qua sopra, fa, sotto c'è sempre meno 12, sopra c'è 3 per meno 2 meno 10 fa meno 12, quindi viene meno 36. Poi qua c'è meno 1 per meno 2, meno 2 fa meno 4, quindi fa più 4. Poi qua c'è meno 1 per 5 meno 1 fa 4 e viene meno 4. 4 meno 4 semplifica e viene 3. Quindi questo è un metodo alternativo. Ovviamente questo metodo lo dobbiamo dimostrare. Questo metodo si chiama regola di Cramer. Ok? Adesso lo enunciamo.
Vediamo se ci sta il tempo di mostrare. Ci sarebbe uno. Siamo sempre nel caso particolare, eh? Vabbè, quindi questa è la regola di Gramer. Allora, la regola di Gramer la dimostriamo all'inizio della prossima lezione. Non la voglio dimostrare. No, ci entrerebbe come tempo, ci sono 5 minuti, ma voglio 5 minuti, voglio salvare l'altro. Allora, ricapitoliamo quello che abbiamo detto. Allora, noi abbiamo dimostrato il teorema di Cauchy e Capelli. Dopodiché abbiamo come caso particolare nel teorema di Cauchy e Capelli, siamo andati a vedere il caso in cui la matrice è quadrata da determinanti diversi da zero. In questo caso la soluzione è unica, la condizione di compatibilità è soddisfatta e la soluzione è unica. Allora, in questo caso la soluzione è a meno 1 per b da una parte, oppure si può fare anche in questo modo: la coordinata iesima la trovo mediante questa formula. Questa formula, forma di Gramer, mi conviene quando devo invertire uno solo di quei sistemi, perché allora innanzitutto io comunque mi devo calcolare dei determinanti al numeratore, no? E supponiamo per esempio che le incognite siano 15. Calcolare 15 determinanti, anche se le altre colonne già le conosco, più il determinante di A che fa 16, può essere più complicato che fare A meno 1. Perché se vi ricordate, A meno 1 lo sto facendo con le operazioni solo di riga,
potrebbe essere meglio. Però, questo vale in generale. Quando si parla di quello che noi facciamo al compito, facciamo sistemi 3x3, massimo 4x4. Quindi, se per esempio un sistema 3x3 con un parametro, vedremo che la regola di Cramer funziona bene. Funziona bene perché io evito, con un parametro che significa? Significa che c'è un parametro libero, il sistema è lineare in x, y e z, poi ci sarà un parametro lambda, nel quale il SIA potrebbe addirittura non essere lineare. Ma comunque, al di là di questo, che succede? Che io lambda lo tratto appunto come fosse un numero fissato, un parametro. Quando andrò a fare diciamo tutti i conti, le operazioni di riga diventeranno complicate, perché se ci sta una lettera e non i numeri è molto più facile sbagliarsi quando si vanno a fare le somme, che i pezzi si allungano, e quindi vedremo che la regola di Cramer sarà quando mai opportuna, perché diciamo calcolare 4 determinanti 3x3 si fa, mentre invece fare operazioni di riga in quel caso per la mente umana, per il calcolatore non c'è nessuna differenza, ma per la mente umana è diversa. Si è verificato nella pratica, ogni volta che faccio esercizi con qualcosa che è diversa dalla regola di Cramer mi impiccio. Se l'esercizio si fa con la regola di Cramer, essendo soltanto 3x3, alla fine il conto viene ok. Però diciamo in linea teorica, quando è che conviene utilizzare la regola di Cramer e quando è che invece conviene calcolare a meno 1? A meno 1 sicuramente conviene calcolarlo già forse per un'immersione se il numero di incognite è molto alto, ma sicuramente conviene calcolarlo se io il sistema lo devo risolvere più volte con gli stessi coefficienti e con diversi termini O. Se io devo risolvere 100 sistemi con la stessa A e con diversi B, è chiaro che se calcolo a meno 1 devo calcolare una volta sola, poi farò a meno 1b, se ci metto c invece di b farò a meno 1c e così via. Se invece devo calcolare, risolvere un solo sistema, allora dipendendo anche dal fatto che lo devo fare a mano e che non è troppo grande, allora effettivamente può convenirmi usare la regola di Cramer. Va bene? In ogni caso ambedue le cose le posso usare per controllare l'altro, cioè io mi parto da un sistema, prendo un sistema 3x3, lo prendo da un libro, lo prendo, come vi ho sempre detto, gli esercizi potete prendere da qualunque libro, potete pure farveli da soli, prendete un sistema 3x3 e ci mettete dei numeri, come facciamo sempre qua, prendiamo un sistema, mica mi metto a prendere il libro per vedere un esercizio, non esiste. E quindi a questo punto ti prendi lo stesso sistema, verifichi diciamo, un sistema quadrato, cioè la matrice coefficiente è quadrata, verifichi che il determinante sia diverso da 0, dopodiché te lo risolvi con diciamo facendo a meno 1 moltiplicando per b e con la regola di Cramer. L'abbiamo fatto, è venuto lo stesso risultato, che vuol dire che abbiamo fatto. Oppure fai a meno 1, a meno 1 puoi sempre controllare, perché fai a meno 1 per A deve fare I, ok? A questo punto diciamo tutte queste cose le puoi utilizzare come controllo incrociato per vedere che stai facendo bene, quindi che sai calcolare da A, sai calcolare a meno 1, che da, che ne so, con la regola di Cramer sai fare i sistemi e quant'altro. Quindi, diciamo, è tutto a questo punto soltanto, diciamo, dovremmo averlo capito sia dal punto di vista teorico sia dal punto di vista applicativo. Si tratta soltanto di fare n per m esercizi, insomma, chiaro? Quindi cioè, di fare parecchi esercizi, sto scherzando per fare tanti esercizi, va bene? Quando vedete che il tasso di errore sugli esercizi è sceso a praticamente zero, allora vuol dire che sapete, ok? Va bene, quindi a noi c'è rimasto adesso, qua sospendiamo. Dopodiché ci è rimasto da, abbiamo parecchie pendenze, dobbiamo dimostrare che le matrici con determinanti diversi da zero hanno l'inversa, praticamente già l'abbiamo visto in qualche esempio,
però in realtà adesso che abbiamo i sistemi lineari lo riusciamo a dimostrare anche meglio, sempre evitando di fare tautologie. Poi dobbiamo dimostrare, se vi ricordate ancora, il teorema di Binet, cioè il determinante del prodotto e il prodotto determinante, teorema di quadrati. Poi dobbiamo dimostrare la regola di Cramer e poi dobbiamo passare a fare dei sistemi con qualche parametro. Ok? Qui è il terzo esercizio, è il primo esercizio del corso, quindi con questo siamo a 3 esercizi su 6. Quindi siamo praticamente, diciamo, prima di Pasqua arriviamo ad aver affrontato la metà degli esercizi che poi andiamo a sviluppare.